Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno ragazzi, benvenuti in questo lunedì quasi estivo. Buongiorno Laura. Sei silenziata. Scusatemi. Buongiorno Vale, buongiorno a tutti. Allora, questa mattina abbiamo con noi un amico, un artista dall'anima meravigliosa che avete già conosciuto. Fra poco ve lo presentiamo nuovamente. Prima ricordiamo i corsi di Luca. Laura, vuoi ricordarli tu? O lo ricordo io? Ce li ho qua sotto, uh, vai pure Va. tu se ce li hai sotto mano, ah. sì, grazie. Sì. 22 maggio, laboratorio di Transurfing a Torino. Ragazzi, ieri c'era il laboratorio di Transurfing qui a Udine di Luca, con la partecipazione di Gabriele Sannino che ha presentato il suo libro. È stato un corso bellissimo, bellissimo. Andate, andate perché vi arricchisce, c'è un'energia stupenda. Io ho ancora sci lo scintillio negli occhi. Bello, bello, bello. Ritorniamo ai corsi. 22 maggio laboratorio di transurfing a Torino. 29 maggio campane tibetane a Monza, secondo livello. 9 giugno Monza, la fine del nuovo ordine mondiale. Gabriele Sannino. 11 giugno Frascati, The Covid Show. Andrea Tosato. Poi 12 giugno Sanremo, Luca e Davide Cristallo, Pillola Rossa. 3 luglio laboratorio di transurfing a Napoli. Mi sono dimenticata, 19 giugno a Frascati, Giuliana a Conforto, 19 Monza, a Monza, Pilola Rossa, Luca. E poi ce ne sono tanti, tanti, tanti altri. Ma ora è arrivato il momento di presentarvi il nostro ospite e con noi Dagon Lorai. Salve a tutti, buongiorno amici. È veramente un piacere essere di nuovo qui. Ormai mi sto quasi abituando alla presenza <ride> nel... mattutina soprattutto, eh. Siamo felici di averti. Dagon. Saluto un momento Laura che si prenderà cura dei commenti. Ciao sì. Laura, a dopo. Ciao, ciao a ciao, tutti, ciao, Dagon. Ciao Laura. No? Chiedo scusa, eh, ho, colgo l'occasione per sistemare il microfono. Che, come tu ben sai, è quasi un'estensione per quelli che hanno scelto come noi di divulgare certe piccole ma grandi conoscenze. Che hanno appreso nel corso del tempo, allora il microfono diventa quasi uno strumento indispensabile per consentire alla eh. no, voce di arrivare per bene. Allora lo stavo sistemando per, per evitare che si sentano suoni eh, inconsueti. No? E non, eh. Io ti sento benissimo, Dagon. Dagon, io ti, ti conoscono, sei già stato con noi. Mi sono fatto e... riconoscere, vero. <ride> e sei si un sente. artista bravissimo e eh, con una spiritualità. Spiritualità fortissima. Dopo ci farai vedere qualche tuo lavoro, certo. Io ormai è diventata, appunto dicevo prima, una uh, gioiosa occasione per me. È partito così, grazie a te, ripeto, la mia presenza su questo lieto e, e ricco canale. E um, così è accaduto che ormai mi chiamate per, per mostrare queste mie illustrazioni o ascoltare la, la musica che ho creato nel corso del tempo. E per me è motivo di grande uh, onore. Perché qui, ripeto, c'è un pubblico che sa esattamente um, il piano emotivo su cui uh, cerchiamo di portare un ragionamento e su cui cerchiamo di piantare un tipo di, di vegetale uh, con delle radici che vanno molto bene in profondità. Allora, siccome io um, sono uh, radificato proprio come persona, si vede anche dal mio aspetto, um, ispido come, come un mucchio di radici ben profonde e magari questa cosa viene avvertita e si è consonanti no? ci si mette sulla stessa linea d'onda tutti quanti allora per me è un grande piacere ehm, anche per questo conservo una grande luce a essere qui soprattutto alle nove del mattino dato che io sono sempre stato un, io sono un ex maledetto una, una ex creatura della notte e come dicevamo prima di solito questo era l'orario in cui per molti anni sono andato a dormire <ride> quindi adesso... È un rivertirsi semantico proprio della mia vita. Eh, eh, ti ri vi ringrazio. <ride> ti ringrazio. Ti facciamo svegliare presto, Dago. Sì, sì è, già, è già da un po' che lo faccio. Eh, Luca Docet in questo. Eh, ah, come okay. ci... eh, lui è un, altro, è un altro insegnante di questo. Eh, alzarsi presto è importante. Usufruire della luce del mattino, anche se questa non è eh, direttamente... Attaccata al nostro corpo in qualche modo, non la raggiunge, c'è, i fotoni sono molto di più che stupide eh, sezioni eh, di radiazione come viene inteso magari dagli scienziati. Poi sarebbe bello, dopo, parlare un attimo della scienza, visto che il titolo che si era scelto oh, un po' la, la rasenta no? per spiegare come certo. gestire la realtà, bisogna un po' utilizzare anche il metodo scientifico, soltanto che di ispirazione spirituale, possibilmente antroposofica. Dopo, dopo ne parliamo. Sai cosa sì. ha detto Luca ieri durante, un, um, durante il corso? Ha detto che lui si sveglia presto, perché per la gioia dello svegliarsi e di cominciare a vivere. Esatto. Guarda, molti, molti di coloro i quali ci stanno ascoltando hanno provato come me. Per lunghi anni, se sono qui è perché già vivono nella gioia, se sono qui ad ascoltarci. Questa è la realtà. È la verità, chiedo scusa. E, ma la realtà è che si vive in un mondo uh, costellato da persone che hanno ancora uh, non preso la, la decisione, non hanno ancora preso la decisione di traslocare verso la luce. La luce non è solo un, un concetto um, energetico, ma è un archetipo. È l'archetipo del volersi uh, em emanare, no? Come questo raggio. In un brano bellissimo di, um, uh, di un cantautore importantissimo che si chiama. Um, chiedo scusa, la memoria um, mi verrà in aiuto poi dopo. Ma lui parla proprio di come si deve passare dall'essere il centro di una ruota a essere il raggio che la tiene insieme, no? Il raggio di vita. Quindi il raggio di sole e emanazione. Quindi per emanare bisogna essere attivi, avere la volontà, l'io e il corpo fisico ben uniti, come in una sorta di trinità che uh, l'unico triangolo che, uh, che come una ruota <ride> ci permette di proseguire con, uh, con uh, comfort. E quindi era proprio questo il, il tema di questa mattina, che si voleva un po'. Uh, elaborare no, insieme che era quello di come si gestisce la realtà In innanzitutto io per spiegare questo dovrei um, dire qualche cosa sulla differenza tra realtà e verità faccio co dico cose che già si conoscono è chiaro tu interrompimi se hai bisogno comunque um, se hai bisogno di conoscere meglio certe cose no non so non sono l'uomo più bello del mondo, eh, non... <ride> la bellezza, questo è un altro tema da affrontare. Apro questa digressione anche per rispondere a questa uh, Beatrice, che ringrazio moltissimo per quello che dice, ma mh, non, non posso essere il, uh, il bello, diciamo. Non, non è questo: la bellezza è un, uh, è un ostacolo in realtà. E poi sì, ne parleremo qualche volta. Quindi... Mi piacerebbe sapere questo: sì, Dai, sì, la bellezza non... è, un, è un vero ostacolo. E per questo dovremmo parlare di, di cosa c'era prima che venissimo al mondo, no? prima che emettessimo il primo gemito già esistevamo e esistevamo e come molto di più di quanto esistiamo adesso. Ma magari eh, approfitterò di un'altra um, occasione per potervi raccontare quel che so al riguardo. E dicevo per capire la, bene la verità e la realtà, i due ruoli che hanno. Non è difficile, basti pensare che mh, la realtà è quello che i nostri sensi, i nostri cinque sensi corporei riescono ad afferrare di ciò che ci circonda, mentre la verità è la tela su cui le figure di un quadro sono innestate, è la scacchiera su cui si gioca la partita, è la stanza in cui avviene. Questa divina copulazione, no? Quindi <ride> questa è questa la differenza sostanziale. Quindi, se capiamo cos'è la realtà e cosa sia la verità, riusciamo tranquillamente a muoverci tra queste due entità ben distinte, ben, ben precisate, no? Dal, dal tempo e dallo spazio. E quindi, sapendo questo, possiamo dire che per riuscire a gestire, a vivere nella quotidianità attraverso la realtà, ma come testimoni di verità. Quindi, non so se è molto chiaro questa cosa, noi siamo uomini, ma ci vestiamo con delle scarpe, con degli abiti, perché la verità non può essere mostrata a tutti, cioè il nostro corpo nudo, non può, perché non tutti sono pronti ad accogliere magari un fisico non propriamente bellissimo da vedere o troppo bello per essere visto. E quindi noi ci vestiamo di realtà e andiamo in giro per il mondo, no? Per poterla.. Um, cogliere per poter vivere nella verità di tutti e quindi ci mettiamo questi vestiti. Quali sono questi vestiti? Non so se io, se qualcuno dice eh, che mi ritiene un po' non chiaro, io cerco altre metafore per, per spiegarmi oppure vado proprio via, dicevo che il lunedì mattina lasciatemi. A me affascinano tantissimo le tue okay. metafore. Okay, io se provo sempre fare. a usare le più semplici possibili perché è complesso. Sono ragionamenti un po' complessi per chi ha vissuto nella, nella mh, concezione uh, della, come si chiama, del pensiero associativo, cioè dove c'è una causa in effetto, eccetera. Term la termodinamica a volte bisogna tenerla in tasca quando si parla di altre cose. E comunque cosa dobbiamo fare noi per gestire la realtà? Beh abbiamo tre modi di farlo, questo numero che ricorre sempre. No? E, mh, Ovvero sapere, saper essere e saper fare questo è un po' una cosa, un po' eh, uno slogan. A me non piace usarlo, ma mi aiuta a um, compenetrare eh, colui che ascolta, no? Queste tre parole sono, hanno un'importanza gigantesca. Sapere saper essere e saper fare sono come gli angoli eh, di questo, del triangolo, no? Questa, questo numero. Che poi ri, ri, ritorna sempre, la trinità. Qual è l'importanza di questo di questa geometria, ecco, che poi eh, è più importante della matematica. Quindi noi usiamo la figura mh, trina, ecco, la Trinità, il triangolo, perché non è un linguaggio, bensì è la manifestazione è una manifestazione. Per questo gli scienziati sbagliano perché usano i numeri. Sicuramente la geometria e l'incipit, ma cercano di tradurre in un linguaggio numerico. Okay. Ricordando che nella, nella matematica ci sono cose come l'incognita oh, che servono a riparare l'errore della comunicazione. Noi sappiamo tutti come cioè, scriviamo un messaggio su questo stramaledettissimo aggeggio, e l'altra persona non capisce nulla perché abbiamo scritto. Non abbiamo utilizzato la metacomunicazione, Già ne ho parlato negli scorsi video. Sì, sì. E, quindi e una buona ge... su questo. Se non è... Sì, esatto. La teoria del tubo. Magari dopo la vediamo. <ride> sì, che bello che tu abbia ricordato! Quindi, sto cercando, quindi non è proprio incomprensibile ciò che dico, visto che no. il messaggio è stato. Ehm, dicevamo: il linguaggio ha il difetto di non essere realmente chiaro. La geometria è inconfutabile, incontrovertibile. Là, quando eh, i greci sostenevano che la natura fosse immutabile, si smagliavano, stolti, perché ancora non era arrivato Cristo a dire la verità. In realtà la geometria è quella cosa che è immutabile, come sostenevano i greci, come sostiene ancora il fu Galimberti. Il fu Galimberti. E comunque, eh, dicevamo, eh, la, ge la geometria trina, ecco, la geometria di questi, questi triangoli. No? Ehm, yeah. Noi la riportiamo in queste tre parole: che sono il sapere, il saper essere e il saper fare. Che posso anche usare um, una metafora uh, cattolica, se posso, così per sì? chi segue questa meravigliosa uh, religione, può tranquillamente comprendere che il sapere si identifica in Dio, nella figura okay. di Dio, il saper essere in quella di quello che noi chiamiamo Spirito Santo, no? E poi c'è il saper fare che è Gesù. E sembra complicato ma è molto facile perché il sapere, adesso andiamo nel, nello specifico, non mi dilungherò perché ci vorrebbero ore per parlare di cose e soprattutto ci vorrebbe un conferenziere vero. Io sono, sono un, un giovane che, che sta cercando di comprendere bene attraverso um, le sue misere e piccole conoscenze certe cose così grandi e cerco di riportare il, il meccanismo con cui le ho comprese, no? il meccanismo è questa, questo benedettissimo triangolo vai, che eh, molti usano a sproposito e nella maniera sbagliata. Quindi cosa accade? Che se noi andiamo a disarticolare questa, questa trinità, vediamo gli angoli eh, in maniera eh, così eh, singolare, scopriamo che il sapere che io identifico che io identifico, che ho capito essere identificato nella figura di Dio, è il sapere proprio generale, la parola, il verbo, il principio di tutto. Quindi Dio, l'onnipotenza, l'onniscienza, il non tempo, il non spazio, vogliamo parlare alla maniera di o Freddi, la singolarità? Hm? Vogliamo spiegare cosa sia poi questa singolarità? Non so se tutti sanno cosa, cosa sia la singolarità, e poi mi fa ci facciamo anche due risate su uno degli scienziati più importanti di tutti i tempi, no? Steven Hawking, il quale sostiene di aver capito perché Dio non esiste e ce lo spiega. Siccome usa quella fantastica cosa che si chiama Supercazzola, e eh, uno crede di aver capito perché Dio non esiste attraverso la scienza, e sono ridicoli, costoro, ridicoli, anche essendo grandi persone, ecco. Sì, volevi dire qualcosa o posso continuare? Ah. Se no vado a profusione, dimmi sempre. io. Aiutami anche. Sei credente, Dagon? Un... Io sono non credente. Il punto è questo. Schien chi non è credente deve dimostrarmi che Dio non esista. Attenzione. Okay. Il fatto che Dio esista è un'asserzione. Io asserisco che Dio esiste. Come si può dire che non esiste? Il problema... Uh -huh. E l'ateismo deve dimostrare se stesso. Mh? Non l'esistenza di Dio. Come si può credere? Come si può credere? È, è il silenzio che ho lasciato penso sia più eloquente di ogni parola. Sapete perché uno degli scienziati... Che, che, allora, faccio degli esempi. Io sono un amante della scienza. E eh, cosa credete? Che io vado domenica in chiesa. Non è che io ci vada tanto in chiesa, ma ho un contatto con la magnificenza e la grandezza di Dio eh, quotidiana, io penso ogni giorno alla morte e al pre-morte e alla pre-esistenza, cioè mi accompagna questa cosa. Io sono, sono, come tutti voi, come tutti noi, un essere multidimensionale, quindi fatto sia di materia che di spirito, vogliamo usare termini esoterici, usiamoli, ma io preferisco i termini scientifici. Quindi essendo io un amante della... Um, ha dell'astrofisica, la biologia, la meccanica, a me piace tutta sta roba, eh. tutta, fino all'arte e quindi mi ha permesso di capire quando uno scienziato dice una sciocchezza. Ad esempio, Margherita Hack sostiene che um, Dio non esiste perché l'universo è troppo grande per essere spiegato in un concetto così, così picci piccino. Margherita, potrei confutare che questo non è possibile perché la teoria delle dimensioni delle, qua, delle 11 dimensioni, la teoria delle stringhe, cose che lei ha contribuito a um, uh, formulare, non, uh, non dicono la stessa cosa, anzi, aprono, rendono le, uh, altre domande. Mm? Oppure c'è um, uh, Steven Hawking. Il più stolto di tutti dal punto di vista spirituale. Considerato che noi impieghiamo mille anni prima di venire qui, eh, questa è, è un'asserzione, eh, non è una credenza, questa è verità. Uh, mille anni noi da... per, per scegliere nata. il nostro corpo dall'ultima volta in cui moriamo al momento in cui ritorniamo, passano circa mille anni, perché il... mille anni, ovviamente, è nel non tempo, quindi parliamo in termini. Ehm, Materiali, materialistici, minerali no, della terra, noi impieghiamo mille anni per costruirci. Come dobbiamo ritornare qui insieme a un, gerarchie celesti gigantesche, cioè ci sono come immaginate questo, questo tavolo di esami, no? e ci sono i, come si chiamano i professori, diciamo, del, uh, superiori dei mondi superiori che si siedono di fronte a noi e ci aiutano. A ricostruire il nostro corpo, la nostra identità terrena, minerale, cioè su questa benedetta terra, e ci aiutano a costruirci, a costruirci affinché no la nostra formazione corporea, la nostra famiglia, le situazioni e il luogo in cui veniamo al mondo possano essere strumento per effettuare il giusto cammino cui siamo stati. L'evoluzione. Esatto. Okay. Ci hanno detto, ci siamo detti. Noi siamo multidimensioni, ne siamo più. Quindi per ritornare a Dio e per spiegare che Dio non può non esistere, questo è il motivo. Perché non c'è motivo alla vita se non quello di spiegarsi. Siccome Stephen Hawking dice che Dio, ad esempio, non può esistere perché, secondo la teoria del Big Bang, cerco di spiegarla semplicissima questa cosa, secondo la teoria del Big Bang, se torniamo indietro, io le parole qui non ve le leggo perché... Sono stoltaggini, sono okay. sì. parole diffideistiche. A noi non ne servono. A noi serve la vera scienza, che è quella del pensiero semplificato eh, attraverso la dualità, che la dualità serve a spiegare il mondo. E sono la carta e la penna. Se non ho la carta e la penna, non posso prendere appunti per capire qualcosa che mi viene detto. La scienza è questo. Non è una fede. Non c'è la fede. Non esiste. Non serve, dicevamo. <clears throat> Stephen Hawking dice, l'universo, la realtà, la verità, la coscienza è nata tutta in un solo momento, durante questo Big Bang. Ovvero c'era la singolarità prima, ovvero non c'era il nulla, non c'era né tempo né spazio, quindi Dio non esiste perché, siccome non c'era tempo e spazio, ovvero tutto l'universo era concentrato in un unico infinitesimissimo e densissimo punto. Quindi una roba che non può esistere in materia, ma loro dicono che c'era. Quindi già è la prima contraddizione. Loro dicono che non esiste la non materia e quindi non può esistere la materia senza la non materia, eccetera. Quindi è complesso, non è facile da capire, ma secondo Hawkins non può esistere Dio perché Dio per poter creare qualcosa aveva bisogno del tempo e dello spazio, ovvero il tempo per fare il gesto di creare e lo spazio entro cui creare. Okay. Quindi lui dice, Stephen Hawking, nella microscopica spiritualità che si è ritrovato, che ha scelto di avere prima di venire qui, nel materialismo galoppante che nel suo corpo si vedeva totalmente, nelle sue disabilità, no? Um, non ha sfruttato quella, quello strumento. E sosteneva che Dio non esisteva perché non c'era il tempo di creare il mondo, ma è una contraddizione, perché Dio è il non tempo, è la coscienza che non ha bisogno del tempo e dello spazio. È semplicissimo, la termodinamica che lui usa per spiegare la, esisten la non esistenza di Dio è questo, cioè la termodinamica è stata creata da Dio, è Dio che per poter spiegare se stesso che aveva bisogno di capirsi, ha dovuto usare uno strumento, la termodinamica, ovvero causa e effetto, e l'entropia, quindi la distruzione, um, e, sai tu hai dietro queste, questa goccia che cade dal logo in Zion, no? e l'entropia è proprio questo, dal disordine no? della goccia all'ordine, come faccio a capire che quella è acqua se non vedo il disordine in essa, queste increspature, e quindi... Dio esiste perché... E, tu esisti in quel momento, perché lui ha creato la termodinamica, ha creato... Io continuo perché... Beh, sì. Forse ci siamo bloccati, penso... Mi sei ci bloccato siamo. per un momento, sì. Ok, Dio ha creato la termodinamica e poi ha capito perché che aveva bisogno della, delle leggi della fisica e poi ha capito che aveva bisogno dell'uomo. Avendo compreso che aveva bisogno dell'uomo per capire se stesso, No? Okay. è un gioco di comprensione. Quindi Dio è il sapere. Chiedo scusa: sono, è lungo, ma era per spiegare, ritornando per non perdere la nostra bussola, ovvero per vivere nella realtà occorre sapere saper essere e saper fare. La prima cosa è capire cosa sia il sapere, il primo angolo di questo triangolo che ci figuriamo? No? Attenzione! triangolo non c'entra con la parola massoneria, che loro usano i simboli più belli dell'universo per farne un uso sbagliato. No? Abbiamo, okay. E abbiamo... non a caso usano i simboli certo, più belli dell'universo. Certo, L la eh, lucifero, eh, la parola che è stata data, il portatore di luce, ha un doppio senso. Eh, ripeto, un coltello è una parola che dipende da noi come viene, siamo noi a scegliere il significato di quella parola. Uh, chi ha subito una, una rapina a mano armata e, um, è una parola che fa un effetto negativo. Ma chi ha fame, sentendo la parola coltello, um, associa ben altre immagini. Io poi voglio andare veloce perché vedo che siamo già a 25 minuti, e tu ti prego, fermami. Ma sono concetti um, che spero non tedino le persone il lunedì mattina, <ride> ripeto, però che siano abbastanza chiari. Ci tengo, ah, per me è importante. Sapere. Ma è scorrevole? Dato? Se c'è <ride> ci provo, <ride> ci provo. Ehm, poi c'è il sapere essere. Saper essere che io ho identificato in un altro angolo del, del triangolo, e quindi nell'io e nello Spirito Santo, per usare un linguaggio eh, cattolico. No? Ehm, io essendo cristiano, considero che il momento più importante è la storia dell'umanità di tutto l'universo eh, umano che noi siamo qui da molto prima di quanto dicono noi siamo uh, i scienziati, quelli là che si occupano dell'evoluzionismo, no? gli evoluzionisti, molto molto di più. Noi abbiamo una storia che nel, uh, nelle cronache della cascia, ad esempio questo libro che vi consiglio di leggere, di Rudolf Steiner, eh, c'è molto lì. Uh, la sua versione è migliore della spiegazione di cosa sia... L'uomo, eh, come sia arrivato o come sia venuto fuori dalla terra, poi ne parleremo magari sarà bellissimo. Tu fermami perché se no <ride> ritornerò eh, all'infinito. l'io eh, che noi identifichiamo anche in Spirito Santo, è proprio questo eh, saper essere, cioè questa conoscenza applicata al proprio involucro. Questo è più semplice da spiegare perché non ci sono concetti molto, molto molto profondi. Seppur complesso, questo concetto è più facile da afferrare, se riusciamo a comprendere cosa sia essenzialmente l'io, no? l'io uso una metafora brutta o feroce, che è quella della marionetta. No? L'io è praticamente quell'affare, quella croce di legno che tiene i fili. Della marionetta, no? è quella, mh, uh, quello strumento sapiente che sa come rigirarsi per poter alzare un braccio o una gamba. No? Questo è più semplice del discorso di prima. E questo sapere essere è un altro fondamento della realtà. Ci aiuta vedi, a fare le mosse giuste, la preparazione, il primo passo giusto, proprio come ha fatto Dio in sua propria imitazione in sua dolce imitazione di creare uno strumento per volta a secondo del nostro bisogno mh? assecondando questo de il desiderio della conoscenza quindi saper come essere quindi sappiamo con abbiamo la conoscenza che la cogliamo quando ci pare e piace in questo universo dove ci sono frutti deliziosi la cogliamo ma poi dobbiamo sapere come masticarla Magistina. E Inghiottirla, no? E allora attraverso l'io e questa discesa di Spirito Santo, se posso usare questa bellezza, questa bellezza no? queste parole bellissime, è proprio lasciarlo scendere, come Gesù, quando Giovanni il Battista eh, lo immerge no? nel, nel fiume, che rappresenta un po' questa a 30 anni, no? Lo immerge e rappresenta questa conoscenza di Dio, questi principi no? termodinamici che vengono dati ad un essere uomo. No? E qua ci attacchiamo subito, subito al saper fare. E qui arriviamo al saper fare, perché il saper fare è praticamente l'ultima appendice di Dio, che per capire se stesso e per essere se stesso, so, come in questa virtuosa spirale aurea, diventa carne, no? diventa materia, discende nella parte più profonda dell'esistenza. Sappiate tutti che la materia, e su questo la scienza è d'accordo, per questo la scienza dello spirito di orientamento antroposofica aiuta molto e non contraddice mai in realtà la scienza, anzi la spiega con profondità, la corregge, ma non la contraddice mai. Questa è la cosa più bella, perché ne usa il metodo di comprensione. E, dicevo, il saper fare è appunto ehm, chiedo scusa: la, la materia è praticamente come se fosse scarto dello spirito, escrezione spirituale, no? Come la cenere di una sigaretta celeste che viene fumata da arcangeli e da troni e da serafini molto molto sapienti. Ok, mm? che però ha la sua Sono... funzione. Esattamente. Potresti costruire una casa senza il granito, okay. ad esempio, mm. che è un materiale che consideriamo inerte? Mm? Ok, sì. La sabbia del, della spiaggia su cui uno si crogiola e si gode il sole, che cos'è se non... L'ultimo stato della materia prima della sua completa scomparsa? No? Ma quanto essa serve? E quanto è possibile, ad esempio, dal punto di vista terapeutico, che questo strumento che la parola un po'. cioè, ad esempio, lo, lo stronzio, che questo. questo <coughs> nella, la, la tavola periodica ci insegna come questi materiali. E alla fine sono le parti più basse dell'universo, come no? esistono gli istinti più bassi spirituali, no? che sono l'ultimo confine verso il cosiddetto inferno. E la stessa cosa è nella materia. No? Ci sono materiali nobili che poi non sono quelli che crediamo noi. L'oro, ad esempio, non è un materiale nobile spiritualmente. È solo una metafora, archetipicamente lo è, no? Ma in realtà è un, ma un materiale, uno scarto degli ultimi dell'universo. Tanto è vero che l'oro, il metallo, il ferro distrugge le stelle nell'universo, le fa collassare e le fa esplodere. E da quello nas nasciamo noi. Quindi da questa continua apocalisse universale nasciamo noi. Quindi se noi riusciamo... A capire e siamo arrivati così ai 30 minuti e ce l'ho fatta a spiegare, cioè a cercare di spiegare il concetto di ehm, sapere, sapere essere, saper fare, ma prima di concludere ehm, nello spiegare che cos'è il saper fare, vorrei dire un attimo chi mi ha innestato in realtà questo primo ehm, pensiero che è stato e non è stato di certo Steiner o, o Gesù o questi maestri, giganteschi e che hanno avuto la possibilità di raggiungere molte, molte persone, ma un maestro che ho potuto quasi avere tutto per me, che è stato un professore, adesso passato dall'altra parte, già diversi anni fa, eh, il professor Dalia, eh, una persona che per me è stata importantissima, un, un uomo di grandissima solerzia, di grandissima eh, cultura, eh, di Altrettanta semplicità nel vestire e nel parlare, ma era un uomo che mi ha insegnato la storia dell'arte in una maniera tale da um, quasi rasentare la sindrome di Stendhal, talvolta. Lui, par parlandomi dei quadri di un sentimento interiore, parlava di astrofisica, parlava di uh, chimica, aveva questa visione d'insieme. E spero tanto di poterne parlare qualche volta con voi, della visione d'insieme, di quanto questa sia necessaria per affrontare tutto il resto della realtà. Questo è un altro strumento utile assai, 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 la visione d'insieme. Uh -huh. Quest'uomo, dicevo, quando, avuto, quando avevo 13 anni, ha cominciato a spiegarmi come funzionasse davvero la vita, come funzionasse l'universo, attraverso una cosa che si chiama visione immaginativa. Io ce l'ho avuta sempre quando ero piccino, molti hanno questa... Come, è come l'orecchio assoluto per il musicista. Io ho quest'altra cosa, ho la coscienza immaginativa, io vedo, per questo faccio sempre le metafore, oppure <ride> vivo un po' così, io in questa... un po' pazzo, perché ho delle visioni, non sono visioni interiori, sono... io vedo davvero le cose in una sorta di chiaroveggenza, che penso prima, poco prima di pensarle, un attimo prima arrivano io le descrivo solamente, e quindi, che accade? Quest'uomo mi ha insegnato a usare questo potenziale, ma a me, perché lui lo aveva veduto, e il professor Dalia ha avuto una vita difficilissima, un uomo che ha sofferto molto. Non voglio raccontare i suoi fatti personali, ma sono fatti davvero, ricchi di, di oscure eh, consapevolezze. Una persona che ha sofferto davvero, ma questa sua sofferenza, quindi quella materia, l'ultima istanza della divinità, ovvero la materia, il dolore, quindi sai, il granito della sua esistenza, è servito affinché io costruissi la mia personale cattedrale antroposofica. No? E non è capitato modo. da te per caso. No, infatti io parlo sempre, vedo ogni tanto sua figlia che ogni volta metaforicamente abbraccio con intensità e eh, lo ringrazio ovunque lui sia e gli do la mia spinta interiore no? per ricostruire il suo corpo e la sua vita questa volta come merita questa volta do, quando ritornerà qui dovrà e potrà attraverso anche la mia la chiamano preghiera ma quello si chiama il mio quello è uno slancio che mando animico io spingo letteralmente le persone che, che amo e che ora non sono più qui, cioè tutti devono farlo, fatelo ogni giorno, non ci vuole tanto, non ci vuole tanto, un giorno vi spiego, un'altra ma un mattina, vero? <ride> Dagon, secondo te, veloce, veloce, tutti ritorniamo qui Obb quando abbiamo finito. Certo, certo, ma secondo voi perché non dovrebbe continuare la presenza individuale? dell'io. Perché? Perché gli animali vivono in gruppo sia sulla terra che nell'aldilà. Perché dovrei io credere che tutto svanisce se la stessa scienza mi dice che nulla svanisce, anche la cosiddetta vaporizzazione, anche la cosa che noi Vediamo nei cartoni animati che viene detta la disintegrazione, non è sparire per sempre. No, no, no. no. no dicevo, non esiste e spazio. E torniamo qui con un corpo terreno. È uno strumento. Ripeto: o prima o poi finiamo di evolverci. Sì, è quella, eh, quella sì. Ma ci vuole molto, molto tempo. Il tempo per questo concetto di tempo, quando sarà così, quando avverrà questo cambiamento non potrà essere avvertito. Que in questo ci viene in aiuto la scienza, che non è da sfottere, non tantissimo, solo i scienziati vanno sfottuti, non la scienza. E, um, un po' come per la questione del clero. E dicevo, per capire questo concetto occorre proprio spiegare brevemente cos'è l'orizzonte degli eventi, no? È un luogo dove il concetto stesso di ragione non funziona più. Quindi dobbiamo abbandonarci all'idea di non farci certe domande. Steiner diceva, non chiederti come si vive sul vulcano. E vulcano è l'ultimo stadio dell'uomo oltre il quale non si può spiegare proprio come saremo. E quindi la continuazione della nostra essenza va presa come, vogliamo dire, un mistero. Ma mistero non è oscurità, ma è troppa luce. Come possiamo noi vedere e capire il senso? Come può Stephen Hawking, che stava poverino su una sedia a rotelle, cioè tu non hai contezza di cosa possa voler dire fare certe azioni del, nel corpo? Come puoi tu allora spiegare e dire cosa sia Dio? E quindi dicevo dell'orizzonte degli eventi, per capire, l'orizzonte degli eventi ha un luogo... Dove si verifica la spaghettificazione, cioè tutti gli atomi praticamente si mettono uno in fila a un altro, no? <ride> È una condizione molto particolare. E quindi, quando noi saremo arrivati alla fine dei cosiddetti tempi, ci sarà stata una lunghissima spaghettificazione di noi in tutti i sensi, e quindi già avremo oltrepassato di gran lunga il fatto già di farci le domande. No? e non ci sarà alcun dolore è come il passaggio lento lentissimo è come la finestra di Overton si chiama eh, il, la, la rana bollita lento lento com'era la pubblicità lento lento che mangi la mozzarella lentamente Se tu la mangi la gusti meglio Qua, non ti accorgi nemmeno che è finita dici cacchio sono già nell'altro mondo è la morte la cosiddetta speranza Porta dello spavento supremo, come la chiamava il filosofo Manlio Sgalambro, è solo spaventosa, solo uno spavento. Oh, ho paura, è eh, però niente, è, un, è una roba graduale. Noi ci avviciniamo verso questo. Noi siamo come dei cerotti sulla pelle che piano piano si toglie la linguetta, no? piano, piano piano piano, e lo facciamo ogni giorno. Noi stiamo morendo, e lo dico col sorriso perché. È bello, cioè in realtà è bello, no? Perché dobbiamo ritornare meglio, no? Stephen Hawking, o non ricordo di chi sa. Ah, del mio professore, sì, il professor Dalia. Che veramente il suo spirito salga ancora di più oggi attraverso anche il fatto che voi conoscete anche un po' della sua storia. Un uomo grandissimo. Lui si sta ricostruendo adesso. La prima fase, poi ne parleremo: la prima fase è di svestizione. Adesso si sarà svestito. E poi piano piano si ricostruirà con un corpo fortissimo, grazie anche a me e a voi che penserete bene di lui, no? Gli arriverà questa info informazione quantistica, questa info, questo feedback. No, voglio usare questo termine un po'. E la mission del nostro feedback, per parlare <ride> in senso moderno, la mission del nostro feedback deve essere quella di costruire insieme a lui, insieme alle gerarchie celesti che lo aiuteranno, un corpo e una vita bellissima. Lui sceglierà dei genitori che questa volta lo accoglieranno e farà una vita di riposo perché ha fatto tanto. E molti sì, di è... noi do dovete fare questo. Se non vi piace come avete, se pensate di avere i fianchi larghi, se pensate di avere il naso grande come il mio, ho pochi capelli. Smettetela di pensare ai capelli o al naso o ai fianchi, ma cercate di capire perché avete il naso grande. Perché avete scelto di avere? Perché? Ah, che strumento è per voi? Quale impedimento è? Chi decide di fare un fioretto? Ad esempio, a gennaio, quando si fanno? A febbraio. Eh, chiedo scusa ma... a maggio forse. No. Eh, esatto. non, lo non so, so. Eh, si fanno... sì, bravo bravissima. Brava Valeria, oh, però, lei tu lei sei perfetta, tu sei meglio delle assistenti di oh, Silvan, no. cioè, che stanno oh, subito pronte, che gli serve. E, e nulla, e, dicevamo che è così, questa. e questo ci aiuta un po' a no? capire tutte queste cose, a capire la realtà. Siamo sceglieremo a... quello, che quello che abbiamo scelto, i fianchi larghi. Tutto, tutto tutto, 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 però tutto, io no, ho no, dato, ecco, io... Questo. Esatto, io purtroppo potrei parlare ulteriormente della, della relazione tra la presunzione della scienza e la verità che in realtà ha. Perché la scienza è bellissima, ragazzi, però è quella classica bellezza che non può essere tua, no? E per fare sempre una, una cosa moderna, una parabola è una parabola, chiedo scusa, un'allegoria moderna è con la moda, non tutti possiamo indossare capi d'abbigliamento strepitosamente costruiti, no? Con quelle spalline, quelle. Tutte, yeah. Perché alcuni di noi non hanno una conformazione fisica adeguata per poter rappresentare quella ideale, no? Costruita. Ok. No. Che pur... Ma non è che sia cattivo quell'ideale, ma non è tuo, no? Uh -huh. Questo è il segreto. Nessuno. La chirurgia estetica, ad esempio, svanirebbe, quella svanirebbe, disapparirebbe. Che è diverso da svanire, cioè proprio non avrebbe motivo di essere. Mm? È vero, è vero. Dagon, io, io ti ascolto no, ma affascinata. Ma sono tutti che ti ascoltano affascinati. Ma davvero, io, io sono la, per la visione di insieme. Io chiedo scusi io non sono specialista in niente. Quindi, allora, se qualcuno si fosse collegato, dice ma questo che insegna qualcosa? Ho scritto qualche libro? No, non ho scritto niente. Quindi. Ascoltate solo queste cose come se fossero frammenti di conoscenze molto più antiche e molto più profonde uh, di quello che io do a vedere con le parole, perché io uso l'immaginazione, che è la cosa più bella dell'universo, non la fantasia, l'immaginazione, che è nata cosa, è vero, da non è confondere. Vero che poi eh, questa tua immaginazione si riversa in eh, illustrazioni bellissime. È certo, è certo. <ride> e certo, certo. Purtroppo anche... sono un po' malandrino in quello, mi, mi concedo le illustrazioni. Io approfitto, vedi, mostro qualche illustrazione, per oggi siamo veramente, poi ho fatto tardissimo, e poi mi dispiace dover capito. Mostrare alcune, le bruttezze delle raffigurazioni, non nella loro fazione, no? In com, come sono realizzate, eh, perché comunque. Ma il punto è, è, è quello che rappresentano. Non okay. so se le vedi nel dietro le quinte, ah, le adesso, ho... eccola qua. La metto. Ecco qua, cominciamo da queste. Uh, non ho uh, illustrazioni sul tema, perché questi temi qua sono talmente giganti uh, che non posso uh, assolutamente racchiuderli nella ah, illustrazione certo. eh, non è giusto sarebbe ingiusto è centratissima però centratissima. qua ho fatto questa sì, è una illustrazione che mh, ci chiarifica un po' le, anche cosa sia la scienza non voglio ricominciare un nuovo discorso ma ve la descrivo solamente poi sarete voi adesso magari le parole che ho detto prima per chi le ascoltate e introiettate può tranquillamente comprendere da solo, ciò di cui parlo. Questo è la il trattamento fideistico di qualcosa che è materia, che è puramente materico, puramente umano. Quindi l'euro, questa è una roba che ho fatto prima della, del 2019, nel 2019, forse, nel momento in cui mi ero davvero reso conto che la fede era quella dei cosiddetti scienziati, degli economisti. A ritorno prima, no? Sempre nella questione che saliamo come in una scala a chiocciola, la dimostrazione sta nel fatto che adesso mh, ripeto le parole che avevo detto riguardo la scienza, di come questa si basi su qualcosa veramente di materico, puramente materico, ed è lei che deve spiegarmi perché Dio non esiste, visto che vuole dare una spiegazione, vuole avere un supporto per tutto, no? Come dire, Questa... la musica non esiste se non... perché non ci sono le musicassette o i dischi o i cd. Vabbè, Questa vignetta diciamo la è non incredibile. Centrati, sì. Dagon, io farei salire Laura. Laura, posso? Sì, certo. Ok. E ci... perché ci sono alcune domande? Ecco qua. Sì, sì abbiamo fatto tardi oggi, mamma mia. Eccoci qua, eccoci Ciao! Ciao, è un piacere ascoltarti, Dagon, davvero. No, è... Che, grazie, grazie, spero di non aver tediato nessuno. Eh, che se no, dico, no. Se dico stupidaggini, eh, fermatemi, abbacchettatemi. Cioè, no, assolutamente non hai tediato nessuno, anzi, ci hai dato degli spunti di riflessione incredibili. Scusate il traffico qua dietro. Adesso che sto parlando. Stanno venendo <ride> ad ascoltare anche loro me. <ride> non faccio nessuno no. mai. Sai cos'è? La cosa che mi dici mi fa molto piacere, perché la cosa che mi ha spinto da quando ero ragazzino è che mi piacciono le domande, i a me piace formulare domande, non avere la risposta. È noiosissima la risposta, perché ti conclude, a me non piacciono le conclusioni, non tantissimo. È vero, è vero, è vero. Allora, c'è qualche, qualche domanda Laura? Allora, grazie. come domande abbiamo... Mh, Allora, non, non sono formulate proprio in forma di domanda la maggior certo. parte di queste, però. Eh... Sono asserzioni un po' che eh, aiutano però e, esatto, e si, si, si innestano. Ed certo, è bellissimo. sì. Certo, è un'ulteriore un elaborazione. E Ed abbiamo, per esempio, sì, questa, questo commento di Manuel Oru che ci scrive: Forse lo scopo primario della scienza è proprio quello di allontanarci da Dio, cioè da noi stessi. In realtà è lo scopo primario che si sono prefissi di ehm, realizzare alcuni uomini, ed è proprio ragione Manuel, ed è proprio quello. Ad esempio ho ascoltato un ragazzino che eh, sto preparando un video su questo perché sono rimasto esterefatto di come spiegassero la non esistenza di Dio, perché la mia domanda, perché non dovrebbe esistere, me lo ripeto sempre. Perché cerco di capire se sono io che sono impazzito e ho una crisi mistica, oppure del realmente costui eh, esiste, no? E, e, sì, è certo che esiste. E quindi mi sono reso conto che attraverso stupidaggini e stupidità, come la teoria dell'evoluzione, come il brodo primordiale, eh, come il Big Bang, veramente cose che sono, sono formulate con dei linguaggi che sono sbagliati per natura, come quello della matematica. Quindi dice bene Manuel Orru a dire questa cosa, perché non è possibile usare un linguaggio non corretto per spiegare qualcosa di assolutamente corretto e geometrico. È vero, è vero. Poi ce ne sono tante altre. Di... Abbiamo eh, <ride> Anna Maria Savelli che scrive, io so che non tutti torneranno. Naturalmente sono pochi, ma per, questi questa è eh, per alcuni questa è l'ultima incarnazione qui sulla Terra. Allora Anna Maria, qui si aprirebbe un, un universo e questi sono proprio i miei studi odierni, le cose che approfondisco adesso. E, occorrerà eh, del tempo per questo, ma ciò so che ti posso dire è che hai ragione. Non tutti, fra l'altro, sono umani. O meglio, lo sono in maniera altra. Non ho parlato della visione ternaria oppure di tanti altri studi che sto facendo, che sono robe scientifiche, eh? altro che io non sono un esoterista assolutamente, perché non sono in grado di, di fare l'alchimista o l'esoterista. Ne studio le loro concezioni, il loro metodo e ti posso dire che Maria hai proprio ragione. Non tutti sì. torneranno, ma c'è un motivo per il quale non tornano e non è qualcosa di necessariamente negativo. Il non tornare dipende il motivo per il quale non si torna no? e sì. il fatto che, ci, che per molte persone non ci sia, questa sia l'ultima reincarnazione sulla terra non sono eh, proprio d'accordo, ma potrei argomentare il perché. Mi piacerebbe farlo perché Anna Maria ha proprio ragione: ha proprio ragione. Dagon. Forse hanno finito anche la loro missione qui, la loro evoluzione, ma. Qualcuno. Sì, perché semplicemente non, erano, non appartenevano al... posso usare la parola razza, no? Eh? Ne che mi perdonino eh? uh, i politically correct agent che ci sono un po' in giro, e, ma è, è così. Anche, anche l'umanità, quella ultraterrena, quella celeste, uh, eh? si differisce per forma e per colore. E dico proprio per colore, e quindi non tutti sono uh, non tutti siamo uguali né qui né oltre la terra. Devo dire questa cosa, anche se non è un periodo adatto per raccontare di diversità animiche ulteriori a quelle uh, corporee, no? non ci differisce solo. Ad cioè, esempio, è bello questo perché non è la melanina a differenziare due uomini, la quantità di melanina nella pelle, quanto la quantità di spirito. E quantità di radiazione uh, eterica nel sangue. Questa è un'altra cosa di cui possiamo parlare, e spiega anche la presenza di quelle che noi chiamiamo fantasmi, eccetera. Sono sì. manifestazioni di questi mondi. E non tutti torneranno, che il fatto che non tutti torneranno è vero, ve lo posso assicurare. C se vuoi approfondire, Maria, ascolta Enzo Nastati, che è una persona che ha approfondito tantissimo. Su questa questione Enzo Nastati, lo ripeto, una persona ehm, anche molto gradevole, ok. Eh, Torrei Fail ti chiede Dagon, per alcuni è finita la loro missione sulla Terra, ma te l'avevo chiesto anch'io. Sì. Ad esempio, quando uno eh, ha, ha finito proprio il, loro, il suo scopo, la sua missione, eh, non ha più bisogno di evolvere. E cioè, decisamente, però, qui lo sai come mia, questa tua domanda mi aiuta a spiegare l'assessione la che è stata fatta prima: riguardo al um, lo, quando non avremo più il mondo, non ci sarà più perché se, si sfum sfumerà, Ecco, evaporerà, si vaporizzerà no, nello spirito, compenetrerà la materia e lo spirito. E' è proprio eh, nella rispo la risposta: è proprio in questa cosa che dici, però, non è adesso. Eh, proprio non è adesso. Nessuno delle persone che tu hai conosciuto adesso e che sono, sono passate almeno per ora eh, sulla faccia della terra ha finito assolutamente chi ha terminato. È perché non era: ehm, non era l'io, non era io, non era uno come noi, era un altro tipo di entità che doveva anche incarnarsi in un essere corporeo. Ragazzi, per voi. Draghi Mario è un uomo. Non si tratta qui di gentilezza o cattiveria. Attenzione, qua si tratta proprio di morale. cioè l'assenza di morale, ragazzi. Belli, è eh, un chiaro sentore di no, ma non con questo non sono non è che non sono, non, po, non sono inferiori a nessuno. Ma sono agglomerati di entità e forze che si mettono insieme. Per lavorare sulla Terra. E mi fermo qui perché se no vado troppo lontano. Infatti, no. venerdì ci sarà anche una diretta di Malanga che proprio si intitola Tutti hanno l'anima. E questa è. Mm, allora, Corrado Malanga, che è una persona veramente sapiente, perché è riuscita a, 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 a utilizzare, tradurre il linguaggio spirituale esoterico e quello matematico in conoscenza geometrica. Posso farvi vedere l'illustrazione che è adesso sotto, che parla proprio di Malanga? Sì, po mi piace tantissimo Eccola lì, quell Eccola lì sì. quella sotto che c'è adesso, che ecco, vedi dietro va. le quinte, se puoi tirarla su Vado. così ci spendo due parole. Sotto c'è scritto T Malanga SPD, Malanga -sp Experience, è il nome del suo canale, no? Io ho fatto questo gioco di parole e infondere no? le sue conoscenze come un tè. E il tè nostro è l'universo. E l'acqua, il vettore che utilizziamo per comprendere, sono queste sue bellissime conferenze. Mi, hanno, mi sono, chiedo scusa, mi sono servuto, l'ho detto in dialetto, mi hanno servuto assai per capire. Ecco, continuo con uh, il mio dialetto e la mia lingua. E, mh, dicevo, all'interno di questo infuso c'è la spiegazione dell'universo materiale, quelle non sono ciambelle, cioè, sarebbero ciambelle, ma in realtà è il toroidale, eh, quella cosa che ho spiegato spesso: no? del trovarsi sempre allo stesso punto, ma in un'altra posizione, come la Terra, l'universo, il Sistema Solare. Noi non possiamo, siamo non locali. Quindi, quando verrà, mh, Malanga vi, spie vi spiegherà molto meglio di come posso fare io. Vi ricorderà, perché molti lo sanno molto meglio di me. Vi rammenterà, ecco. Che è anche meglio come l'universo non sia locale e come la coscienza sia la cosa più importante, quella resterà. È solo una veste, quindi sfumarsi, non sfumarsi, Mario Draghi, eh, io o chi altri, Sono solo, siamo solo un rimescolamento adesso in una sorta di ordinatissimo caos che serve a tutto l'universo e a tutti a capire. Nella visione più ampia. Sì, la visione di insieme è il primo passo. Mm. Okay, ok. e complimenti Dagon e eh, lo so ma è, no, è lunedì chiede, vi chiedo scusa 57 minuti di antroposofia <ride> no, non è proprio ultima domanda e poi ti lascio lasciamo e poi me ne vado perché scappo proprio anch'io perché... sì volevo mostrare questa di Francesca Castellini che fa una domanda un po' più personale mi trovo in un momento dove mi sento fuori tempo non so in che altro modo esprimere questo sentirmi chiedo ad Dagon come si capisce la propria missione <ride> Allora, 30 secondi, um, occorre che tu cerchi di non capire, non vedere te. Io ho capito a cosa servivo, e lo so davvero, attraverso le persone che più mi hanno fatto del male, attraverso la loro vita. Io ho visto perché sono giunte a farmi del male certe persone. Vedrai che da lì troverai uh, il senso della tua esistenza e perché hai certe attitudini comportamentali, perché fai certi gesti, perché il tuo corpo è sviluppato proprio in quel modo. Um, le persone che hanno, ad esempio, io parlo, parlo per me, ad esempio le persone che nascono con un corpo molto esile, no? archetipicamente sono persone che bruciano via tutto quello che hanno immediatamente. Ad esempio io sono una persona molto esile, sono nato molto magro, però eh, ho scoperto di avere una forza fisica molto ampia. Sono capace di bruciare grandissime energie in un unico punto, in un'unica singolarità, ecco. E perché il mio destino ha voluto che molte volte avessi dovuto confrontarmi con persone molto più grosse di me, in quanto io napoletano e eh, vivo in un territorio un po' complesso, dove ti devi fare strada anche con le mazzate, e ho dovuto. No? Il senso della mia vita è anche in quel, quelle situazioni che mi hanno fatto del male. Allora, io ho visto che quella fortificazione mi ha reso la, le ossa forti no? per poter raggiungere lo scopo di attrarre il vero bene. Eh? Io non mi arrabbio mai. No? Ho capito, io sono un mediatore, un vero e proprio mediatore. È, è vero, tante... io sì. Ma non perché dici tu, perché devi a, accettare accettato il mio ruolo. Allora Francesca, ad esempio, dovrebbe capire l'anno in cui è nato all'interno del secolo. Perché sono molti esempi di questo. Io so che è difficile, non posso dare un vero e proprio consiglio, perché sempre Maglio Sgalambro, grandissimo profeta del pensiero, no? diceva «la primo consiglio è non accettare consigli». No? Però ti dico assolutamente, studia la tua vita attraverso gli altri come ha fatto Dio per capire se stesso e ve lo spiegherà anche Malanga. Si, si è diviso per guardarsi, ma io chi sono? Invece di prendere lo specchio, no, come fanno gli spiritisti eh, e tutta sta gente un po' così, eh. no, lo specchio no, separati, slacerati, staccati, eh? Fai questa cosa, dividiti in due, porca miseria, è il lavoro solerte, la fatica, il sudore, e lo capisci, e te lo assicuro, io nel 2000, intorno al 2017, 16, sono morto, sono morto. Io sono un ex maledetto, eh? guardate la mia faccia, non ho fatto una vita proprio felice, eh? però adesso sì. Francesco, ce la puoi fare, lo ritroverai. Dav io ti conosco da circa un anno e non ti ho mai visto arrabbiato. Tu hai anche accolto i miei sfoghi, le mie arrabbiature, ma con una calma. Sì, sempre, sempre, <ride> sempre, sempre. Sei sempre. Sei un vero mediatore, uno di quelli sì. che riescono a riportarti un po' sul, sul pensiero, quello giusto. Ci provo, ci provo. Qualcuno pensa che io voglia dare agli altri ciò che vogliono. Ma se gli altri vogliono qualcosa che io ritengo sia giusto e buono moralmente, io perché non devo dartelo? Eh, come un sorriso? No? La mia rivoluzione è a colpi di grazie, come dice il cantautore Marco Parente. Hm? Quindi traslochiamo nella luce. Io ti ringrazio tantissimo, Dagon. Tutti, ma che bello. Queste stare live sono pazzesche, io rimango sempre... Zitta, zitta ad ascoltarti, meravigliata. Sì, però non e prendetemi come uno che trasferisce informazioni, no? Di diciamo che io le metto, le butto lì, butto, capito, questi sì, tasselli e costruiamo insieme il puzzle, no? Guardando la figura no? del puzzle, la ah, guardiamo insieme, insieme, mi passi questo pezzo, ah, tu guarda, mi trovo questo, ah, tu ok, senti io il rosso, tu il blu, ecc eccetera. Io uh, veramente sono un, un, la completazione, il completamento, chiedo scusa. Um, di questa uh, comunità mm, quindi non uh, no. fantastico Dagon ti ho trattenuto per più di un'ora no, Laura vabbè. grazie anche a te grazie a tutti grazie a voi, di... grazie Dagon e ci rivediamo Dagon <ride> io, io vi lascio qua. grazie, grazie di cuore io vi lascio con un video di Luca un bacio a tutti e ciao Arrivederci, ciao. alla prossima alla prossima, ciao, alla ciao, prossima. ciao. 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 buona settimana parte vale sono fermo allora a quel punto lo, lo vivo cerco di, di non farmi coinvolgere se non sei coinvolto il pendolo non ha potere su di te nel bene e nel male allora aspetta perché quando si inizia a parlare così si parla di cose con, 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 completamente scollegate, prendolo si nutre, sia delle, si nutre energeticamente sia delle circostanze positive che delle circostanze negative, prende energia in un modo o nell'altro, yes man, ma non lo faccio per morale, lo faccio per gioia, lo faccio perché quello che mi piace è la gioia, quello che ricerco sempre è il divertimento, le cose che faccio, quando non ti diverti più vuol dire che a quel punto...